Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. 17ª stazione. Il bacio di Giuda. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Marco. E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, dicendo: «Quello che bacerò è lui. Arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta». Appena giunto, gli si avvicinò e disse: «Rabbì», e lo baciò. Signore, anche tu avrai sperimentato la tenerezza dei baci quando da bambino Maria ti teneva sulle sue ginocchia e dopo averti stretto in un forte abbraccio ti dava quei baci che solo una madre può dare. Avrai sperimentato i baci degli amici che, vedendoti tornare dai tuoi lunghi viaggi, esplodevano di gioia e ti saltavano al collo per stringerti forte e godere della tua presenza. C'è stata anche una donna che, non pensando di essere degna di te, si è messa a baciarti i piedi. Gesto sconveniente per molti, affetto indicibile per te. Cosa può mai venire di male? Da un bacio avrai pensato. Eppure è stata la spontaneità di un bacio a tradirti. Quando l'hai visto avvicinarsi, mai avresti pensato che stava per succedere proprio con un bacio. Come ha fatto Giuda a trasformare l'amicizia in tradimento? Come si è permesso Giuda di mascherare il risentimento con l'amore? Un bacio ingannevole è stato il suo. Baciandoti diceva: «Ti voglio bene», ma in realtà ti stava consegnando ai tuoi assassini. Giuda pecca perché stravolge la realtà, falsifica la verità e chiede una cosa: di portarti via sotto buona scorta. Ha paura che tu possa scappare, che tu lo possa di nuovo incontrare, affrontare il suo sguardo. Per lui sei una storia chiusa da un bacio che ha ferito più dei chiodi della croce. Signore, fa che io, colmando il peccato di Giuda, possa tornare ad avvicinare le mie labbra al tuo volto per dimostrarti quanto tu valga per me. Preghiamo insieme. Signore Gesù, davanti al bacio di Giuda, sei misericordia senza confini. Kyrie, 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 eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Per i meriti della Santa Croce, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.